Ciao Bettes.it, il testimone invisibile di Stefano Mordini, un tempo contrattempo, distribuito anche nell'estate dell'anno scorso, del 2017, distribuito anche in Italia. E contrattempo di Oriol Paulo, un thriller non male spagnolo che diventa un remake italiano che non mi è piaciuto particolarmente. Riccardo Scamarcio è asserragliato nella sua stanza d'albergo, riceve la visita di un super mega avvocato con il quale ricorda un fattaccio che lo ha visto coinvolto con la sua amante, interpretata da Miriam Leone. È un film di maglioni a collo alto, anche l'originale spagnolo era così, era una Spagna molto boscosa, molto freddolosa e anche di montagna. E idem qua, nonostante sia una sorta di calco quasi inquadratura per inquadratura, ci sono delle differenze con l'originale spagnolo profondamente negative per quanto mi riguarda. Anche perché non posso dire nulla di questo film perché c'è un grande colpo di scena finale, però nella recitazione di Maria Paiato c'è già un grosso errore secondo me perché arriva. È l'avvocato che va a parlare con Scamarcio all'inizio del film e sta già tutta così e non va bene per quanto mi riguarda ed è profondamente diverso rispetto all'originale spagnolo che era più credibile. Poi, che dire, io a me vorrei disperatamente che questo film incassasse, però non è un buon film di genere. Mordini già un po' aveva dimostrato, secondo me, di non essere un regista adatto al cinema di genere, già ai tempi di Pericle il Nero con Scamarcio, che era una cosa molto molto brutta. E qui di nuovo c'è questa idea di, anche con un montaggio che fa anche vivere molto male un incidente automobilistico che nell'originale spagnolo è girato nettamente meglio, è montato nettamente meglio. Qui è tutto un cinema di genere che vorrebbe nolanianamente, mi ha ricordato molto Nolan, il mio fastidio per il cinema di Nolan, vorrebbe essere qualcos'altro e in realtà non lo è. E questo crea una contraddizione organica con ciò che si offre allo spettatore, secondo me devastante, a livello proprio quasi filosofico. Infatti Mordini non proviene dal cinema di genere e ho l'impressione proprio che non sappia proprio nemmeno amarlo. E questa sensazione fortissima l'avevo avuta già con Pericle il Nero. In questo caso Scamarcio fa il personaggio che faceva Mario Casas nell'originale. Mario Casas già era stato Scamarcio, pensate, se le sostituite, era stato Scamarcio ai tempi del remake spagnolo di 3 metri sopra il cielo con la canotta e Moccia come base. Lì era Casas che rifaceva Scamarcio, qui è Scamarcio che rifà Mario Casas, peggio. E ultimamente l'ho amato molto in Euforia nel ruolo del fratello edonista gay ipertrofico. Qui Scamarcio torna di nuovo, ogni tanto ci riprova a convincerci che è bello, tenebroso. No, non lo è più, non è più nemmeno particolarmente bello per quanto mi riguarda. Tenebroso no, è alto così, c'ha le guanciotte, il maglione a collo alto, quanto soffico. In realtà anche questo è drammaticamente non organico con ciò che si propone, secondo me, allo spettatore. Miriam Leone, che è quella veramente che se lo può permettere, superstar, drammaticamente sprecata perché il film è tutto pro Scamarcio e Scamarcio secondo me non ottiene quello che deve essere. E ci sono poi Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato che sono due attori fantastici, ma c'è anche una differenza sul teatro che ricorda un po' anche l'arte della commedia di Edoardo De Filippo che nell'originale viene proprio presentata allo spettatore in più di un'occasione, non solo con delle immagini montate in modo più chiaro rispetto a questo montaggio qui che è nolaniano, quindi aspetta che non te faccio vedere, aspetta che ti confondo perché così sono fico, che non va bene per quanto mi riguarda. Nell'originale il teatro, diciamo un passato teatrale molto importante per poi permettere allo spettatore di credere a qualcosa di molto difficile, molto difficile.
Però con l'originale ce la fai perché anche ti viene presentato e ti viene parlato di questo passato teatrale, teatrale, passato teatrale, teatrale. Nell'italiano praticamente questo passato teatrale non c'è e quindi è ancora più difficile credere al colpo di scena finale. Vabbè, comunque, io adorerei che faccio il tifo per loro, mi piacerebbe moltissimo perché amo il cinema di genere. E non incassiamo più. La ragazza nella nebbia è stato, che era nettamente superiore al Testimone Invisibile, un film che finalmente aveva riportato un po' il cinema giallo italiano, tratto da bestseller, Donato Carrisi, scrittore e regista. Quindi mi piacerebbe da morire che questo film non incassasse 10 milioni di euro, ma 20, perché vuol dire che ancora Scamarcio tira. Vuol dire che ancora questa idea del giallo, del mistero, in un'Italia peraltro oggi difficile da vedere collegata al paese perché è tutta un'Italia di alta società, col maglione a collo alto, sono tutti ricchi, sono tutti tenebrosi, sono tutti anche da questo punto di vista molto scollegati con la vita del paese in questo momento. Quindi è un film che arriva e che secondo me è nettamente inferiore rispetto all'originale spagnolo, e però magari incassa. Speriamo, 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 speriamo. Il testimone invisibile di Stefano Mordini continua il mio non pensare che lui sia adatto a questo tipo di produzione con questo tipo di ambizione economica, ma spero ardentemente di essere smentito dal box office. E Scamarcio, secondo me, non è più in grado da anni di interpretare questo tipo di personaggio e infatti io lo vedo molto più verso la commedia e molto più verso anche il dramma dove esce dal cliché dell'eterosessuale sex symbol che non regge più, secondo me, da tanti anni. Ah, ecco, infatti mi ha ricordato anche i film, adesso Marco Ponti si riarrabbia di nuovo, mi ha ricordato quello Scamarcio insopportabile in chiave glamour dei due film di Polignano al mare, me l'ha ricordato moltissimo, anche lì portava il maglione a collo alto in qualche occasione. Ciao Bad Taste, il testimone invisibile, subscribe, be bad.